Questo rialzo 19.430 punti, io sono un po' titubante su una nuova fase ribassista di medio termine. Sono solo io o anche tu la pensi come me? Ma guarda, onestamente il canale che ci ha accompagnato per quasi 4 mesi è stato il canale rialzista, quello banalmente tracciato dai minimi del 16 marzo. Se guardi, era molto, molto ben definito, lo guardavano un po' tutti. Ieri effettivamente è stato breccato. Il tema è che i titoli pesanti hanno iniziato a scendere, no? Quindi parliamo di Eni, di Generali, Enel ha anche avuto un bel colpo. E quindi effettivamente se questi titoli non ritrovano l'interesse degli investitori sul mercato italiano, un po' dura. Quindi è importante monitorare le blue chip per capire se ieri erano prese di profitto o c'è qualcosa in più. Molto importante secondo me è questa chiusura settimanale. Come sai, la chiusura della settimana è importante perché ti fa capire chi ha preso le posizioni speculative più forte e invece va overnight. Questi short per agosto, quindi guardiamo la chiusura, la posizione della chiusura della giornata di oggi è molto importante da valutare. Ti sei dato un livello al di sopra del quale possiamo ritornare a essere un po' tranquilli o meno sulla chiusura Ma forse settimanale? sì, forse il massimo della giornata di ieri che è lontano. Io diciamo la cosa che farò è monitorare il range della chiusura di oggi. Se è sopra il 50% del range giornaliero sono abbastanza ottimista. Se invece assisteremo a una chiusura sui minimi di giornata, quindi tipicamente sul range basso della giornata, sarebbe negativo. Quindi oggi è veramente Ho importante, capito. bisogna vedere anche come arrivano gli americani. Ieri, come sai, ci sono state trimestrali grosse. Vediamo un attimo come viene assorbito il tutto. Certo, vedere il dato sul PIL americano è agghiacciante, se ci pensi, meno 30 dispari è una roba che neanche nei peggiori film dell'orrore finanziario potevamo immaginare, però è così, è così. Senti, parliamo invece dei nostri certificati. Allora, vogliamo andare a vedere qualche strategia passata, come sta andando? Sì, volentieri, Americ. Settimana scorsa ne abbiamo visti tre, uno su Leonardo, uno su Tenaris e uno su Exor. Non, diciamo, tutti e tre sono leggermente scesi, ma in particolare la discesa di questo potrebbe essere anche l'opportunità per incrementare, nel senso che li vai a prendere a prezzi addirittura più bassi. Tenaris, secondo me, è interessante e francamente a questi livelli un altro colpetto glielo darei in acquisto, perché sono piuttosto che il prodotto regga, poi trattandosi di un top bonus, barriera scadenza dicembre, confido che insomma il prodotto mantenga la sua. Talvolta, insomma, anche le stesse possono essere l'opportunità per abbassare leggermente il PMC, sempre con una logica strategica, quindi non un inseguimento come media di basso, ma una strategia che prevede anche prezzi scaglionati e successivi. Quindi su Tenaris onestamente lo incrementerei. Perfetto. E andiamo sulle strategie nuove. Cosa ci hai portato oggi? Guarda, Emeric, la puntata di oggi la potremmo chiamare Dimmi che estate vuoi vivere e ti dirò che certificato prendere. Ho pensato a tre certificati. Il primo per chi vuole rilassarsi magari sotto l'ombrellone o magari in montagna al fresco e insomma via via crescenti in termini di rischio. Partirei da quello per chi vuole rilassarsi quest'estate, è il DE000HV4 Empoli, Bologna, Milano 2. Allora, questo qui ha... 4 Empoli, Bologna, Milano 2. Ok, prego. Allora, questo qui Generale. ha come sottostante generali, come sai, ieri è stata una seduta abbastanza cruenta per il titolo, così come per i principali di Piazza Affari, i risultati non hanno entusiasmato, ma insomma questa potrebbe essere l'opportunità per prendere il certificato a un prezzo più basso. Adesso siamo 104,50 denaro e 105. Acquistandolo su questi livelli, scommetti sul fatto che generali da qui a metà dicembre non perda un ulteriore 32%. Sostanzialmente quindi la barriera è posta a un livello profondo per generali e
E considerando la qualità del titolo dei fondamentali, considerando che lo prendi dopo uno storno e considerando soprattutto che perdere un pezzo del proprio valore, è il prodotto neo, tra virgolette, che rendimento atteso, rendimento che ti cambia la vita, siamo con il 2% circa, però considerando che in pochi mesi è quasi il 5-8% in anno su anno, quindi tutto sommato per chi vuole vivere un'estate abbastanza tranquilla. Allora, Pietro, fai una cosa, ti sentiamo a sprazzi, adesso ti richiamiamo al cellulare, nel frattempo fammi andare a vedere i generali come è impostato tecnicamente. Il rialzo quest'oggi dello 0,59 a 12,88, tanto so che molti di voi ce l'hanno anche in portafoglio, quindi vale sempre la pena andare a dare un'occhiata. Anche qua, come per il mercato, è stata breccata la famosa trend line che ha sostenuto il rialzo del titolo generali, ma non solo, di tutto il mercato dalla giornata dal minimo, il famoso minimo, quello a metà di marzo. Vediamo un po', eccolo qua. E adesso ci può stare un ritorno su quota 13 euro il massimo. Pensa che addirittura io sui 13 sul breve termine l'avrei anche shortato, perché era il retest di un ex supporto che ora è diventato resistenza. Ed effettivamente, guardate, anzi, forse ci conviene vederlo su 5 minuti, che si vede ancora meglio. E qua, infatti, preso il 13 euro, tondi tondi quasi. Il massimo è stato fatto intorno, anzi, ve lo dico con precisione: il massimo è stato fatto a 13 euro tondi tondi, e adesso si è come ricominciato a scendere. Tecnicamente però non è messo benissimo, Pietro, quella violazione lì deve recuperare i 13 euro, perché sennò mi sembra più. Allora, ricordami le caratteristiche, dov'è la barriera del prodotto? Allora, la barriera è al 33% da questo livello, quindi 8,77 euro. Vorrebbe dire un tracollo veramente Sì, siamo importante, cioè lontanissimi. lontanissimi. Diciamo alle dame che se il generale sta 8,77 vuol dire che Piazza Affari sta boh, a 10.000 Sì, a siamo sui dicembre. minimi dei 2012, vedi, ad esempio. Ok, e Esattamente. quanto ti dà questo prodotto? Questo prodotto dà il 2,2% in circa 5 mesi perché scade a metà dicembre. Diciamo è il prodotto tranquillo per chi vuole rilassarsi e prendere un rendimento, direi bassino, però insomma tutto sommato lo scotto di essere rilassati lo devo un po' pagare. Eh certo, no, vabbè, sì, chiaro. Però dai, sì, effettivamente non tanto dalla configurazione tecnica, è più la distanza, la barriera che mi piace su questo prodotto, perché è veramente molto lontana rispetto a una Esatto, scadenza che è dicembre, quindi neanche troppo lontana. Ho capito certo, la lì ratio della strategia. esatto, la strategia magari potrebbe prevedere un ulteriore ingresso anche su successivi sell-off, cioè qui praticamente vai a prendere un po' il panic selling, anziché prendere il sottostante, prendi un prodotto diciamo con una barriera profonda. Diciamo la ratio analoga ce l'ha anche il DE000HV4 Empoli Firenze 19. Anche qui Eni è un sottostante che immagino abbiano la maggior parte, o comunque una buona parte delle persone che seguono le tue trasmissioni, perché come sai il cane a sei zampe, insomma, diciamo, è nel portafoglio di quasi tutti Sono gli i dividendi investitori. del cane a sei zampe che piacciono tanto. Questo è il tema, perché come sai, perché hai visto ieri è cambiata radicalmente la politica Eh sì. dei dividendi. Un fatto anche un po' epocale, ma secondo me onestamente anche giusto, nel senso ancorare il dividendo al prezzo del petrolio mi sembra una mossa corretta, nel senso che sai, quando poi paghi troppi dividendi, poi lo scotto lo paghi nel tempo. Quindi io onestamente il mercato evidentemente ha bocciato, perché ieri è difficile vedere Eni a meno 7, ieri l'abbiamo vista. Però secondo me poi nel tempo, ripresa la lucidità, si tornerà a riapprezzare il titolo, ma in ogni caso se non si vuole fare la scommessa secca sul sottostante, questo potrebbe essere uno strumento interessante. Perché interessante? Perché anziché logica binaria, cioè compri e speri che salga, in questo caso guadagni sia se il titolo sale, sia se il titolo scende, sia se il titolo è laterale. L'unico caso in cui perdi
è il caso in cui Eni vada sotto 5,90 euro. E, essendo oltretutto un top bonus, Eni in corso d'opera può anche andare sotto 5,90 euro. La cosa importante è che il 18 dicembre sia sopra questa soglia. Quindi, per paradossi, anche se va a 5, ma a metà dicembre, quindi al momento della fotografia, essendo un top bonus, e sopra 5,90 ti incassi il premio, che è 106, e quindi da questi livelli sarebbe un rendimento del 4,5%. E quindi qui scommetti sul fatto che Eni potrebbe anche stornare successivamente, ma a dicembre galleggia sopra questo livello di prezzo, è fatto, insomma, certo, è piuttosto lontano, 8,94 euro. Quindi si scommette sul fatto che dopo l'emotività dovuta a questa bad news dei dividendi, diciamo, diversi rispetto al passato, poi il titolo venga riscoperto e comunque non venga colpito a dicembre da un successivo sell-off. Il prodotto è buono, onestamente devo dire che io sono stato bruciato su un paio di certificati proprio in lockdown su Eni, perché ti ricordi, Eni fece proprio delle cose impressionanti fra marzo e così, quindi sono un po' scottato sul sottostante, però il prodotto onestamente mi piace e sono abbastanza fiducioso. Va bene, allora ci manca quello super aggressivo che non ti fa dormire aggressivo. Sogni tranquilli, o sbaglio? Yes, questo è molto aggressivo. DE000HV, vai. 4, sì. Empoli Como 79. Sì. 79, dai, al volo che siamo quasi in chiusura. Okay, Cyber, il sottostante effettivamente. Il sottostante è il peggior titolo del FTSE MIB da inizio anno, sta perdendo più del 57%. Sostanzialmente qui scommetti sul fatto che questa discesa si fermi in area 1,55, la barriera quindi è 1,55 euro, che anche qui diciamo non è vicini, non è lontana come gli altri, in questo caso la distanza è circa il 15%. Questo secondo me è un certificato anche logica trading, nel senso che il titolo secondo me, insomma, visto ha fatto una settimana veramente brutta e quindi potrebbe anche rimbalzare. Qui la logica potrebbe essere un ingresso con una strategia 2-1, nel senso che compri magari due lotti e il primo lo molli sul primo rimbalzo, cioè qualora rimbalzi il 50% della posizione la liquidi e poi magari col 50% della posizione, l'altro 50% te lo giochi fino a scadenza. Qui la scommessa è che a metà dicembre il titolo vale più di 1,55 euro. E quindi, insomma, qui secondo me bisogna avere un approccio un po' più attivo, cioè non passivamente aspettare la scadenza, ma essere pronti anche a liquidare metà della posizione qualora il titolo rimbalzi rapidamente. Va bene, senti, oramai li abbiamo segnati, anche questo qua, anche questi qua poi li seguiremo col tempo. Grazie mille nel frattempo a Pietro Di Lorenzo, SS Trader. Ciao Pietro. Grazie mille, buon weekend. Ciao.